Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa 58esima edizione, un'edizione importante per me, soprattutto perché è la mia ultima direzione artistica al Trento Film Festival. Ci sono arrivato 7 anni fa come presidente di giuria e non pensavo senz'altro di fermarmi 6 anni alla direzione artistica. Vado via con una certa tristezza, con una certa emozione. Ho voluto fare questo saluto davanti al muro, all'archivio dei film del festival. È un festival che è diventato importante, è sempre stato importante, ma in questi anni si è allargato a tanti pubblici diversi, pubblici giovani, non solo un pubblico specializzato in montagna. I film di arrampicata ci sono sempre stati, abbiamo vissuto serate anche quest'anno affollatissime di arrampicatori, di alpinisti, ma anche di ragazzi, anche di scuole, anche di amanti della musica, del cinema, del teatro. Abbiamo avuto serate di ogni tipo e questa è una piccola soddisfazione, una piccola grande soddisfazione che io condivido con tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni. Credevo fosse più facile andar via, dico la verità. Erano 3 anni che mi ripromettevo di andare, io dopo 3 anni avevo un po', diciamo così, esaurito il format di cambiamento. Ecco, avevo allargato i temi, avevo aperto nuove sezioni e avevamo dato quello che poi è stata il format su cui il festival si è sviluppato ulteriormente. Però ogni anno non riuscivo a trovare le parole, non riuscivo a trovare il momento giusto per andare via. Allora quest'anno l'ho detto con un anno di anticipo. È stata da un lato il fatto che ha creato poi questo distacco reale, ma anche il fatto che adesso sono qui un po' per la prima volta senza parole, senza avere le frasi giuste, senza avere l'allegria solita, perché realmente mi dispiace andar via, mi dispiace lasciare Trento, lasciare gli amici, lasciare tutte le persone con cui ho lavorato benissimo, ma io credo che le cariche non vadano tenute all'infinito, a vita, cioè dopo un certo periodo uno deve avere il coraggio, avere la lucidità per capire che la sua funzione in quel posto, su quella manifestazione, ha dato un risultato. E siccome i risultati non se ne possono mai dare 2 o 3, ma è uno che si può dare, io il mio risultato spero di averlo portato a Trento, spero che venga ricordato. Io ricorderò Trento sempre, Trento e il festival e tutti i collaboratori del festival con grande simpatia e con grande affetto e senza fare addii più emozionati di quello che già non sia, mi commiato così. Voglio commiatarmi davanti ai film del festival, voglio commiatarmi dicendovi che vi porterò sempre tutti alpinisti, montagna, ragazzi, tutte le persone che ho incontrato come uno dei ricordi più belli della mia carriera professionale e spero in futuro che la mia attività di regista, di produttore, di autore cinematografico, di amico, mi riporti ancora a Trento, magari in qualche altra veste meno ansiogena, meno occupata e più da spettatore, così anch'io verrò a godermi il Trento Film Festival.